Eccolo qui, bomber senza età, Marco Sansovini, il sindaco ribattezzato ormai da tutti, una città che ti ha adottato, Marco. Sì, è vero, è proprio così. Possiamo torniamo sempre volentieri. Anche perché ce l'hai fatto un pensierino, sarà la tua città, prima o poi. Io spero di sì, il prima possibile. Senti Marco, ho scoperto tra l'altro che hai compiuto soltanto 29 anni da poco. Più IVA, sì. Però l'IVA non la contiamo. Però insomma l'entusiasmo è sempre del ragazzino, no? Ma sì, sto bene. Poi quest'anno è stata una buona stagione. A Modena è culminata con la vittoria dei playoff, quindi la società si sta aspettando il ripescaggio che ci sono buonissime probabilità di essere ripescati. Io personalmente ho fatto una buona stagione. Tantissimi abbonati, grande voglia di tornare nel calcio che conta, no? Sì, infatti pur avendo fatto la Serie D devo riconoscere che di Serie D non c'era niente, perché a parte una grandissima organizzazione a livello societario c'era un seguito pauroso, perché se pensiamo che avevamo 6.000 abbonati, facciamo 9.000 persone di media, con picchi di 13.000 nel derby, diciamo che la domenica era parecchio stimolante. Questo è il presente. Sfogliamo per un attimo, Marco, l'album dei ricordi, perché ci troviamo proprio qui, allo Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, 16 settembre 2007. Penso che tu ti riferisca alla partita d'esordio contro la San Benedettese. Io ci penso ogni tanto, chiaramente sempre con pensieri positivi, chiaramente. Sembra che non sia passato tutto questo tempo, no? E invece sono trascorsi 12 anni. Ricordo perfettamente quella partita. Entrasti dalla panchina, sinistro, parata del portiere della San Benedettese, adesso non mi ricordo chi fosse, e gol di Di Matteo. Visi era, Stefano Visi. E gol di Di Matteo, che era giovanissimo, esatto. Classe 88, mi sembra pure lui all'esordio, qualcosa del genere. E poi poker di Marco Sansovini. Da quel giorno cominciarono a conoscerti davvero i tifosi del Pescara. Sì, fu bellissimo, perché feci la mia prima corsa sotto la curva. C'era un grande entusiasmo, perché la gente era veramente totalmente tutta con noi, perché noi eravamo una squadra fatta di ragazzini della Berretti, della Juniors del Pescara, e dei ragazzi che fino a 10 giorni prima erano tutti senza squadra e non li voleva nessuno, questa è la verità. E quindi siamo riusciti a diventare, grazie alla società, all'allenatore, a Mr. Laird, che ha compattato subito il gruppo, e la spinta che ci ha dato la gente, siamo diventati subito una squadra forte. Poi fece un capolavoro Enzo Nocifora in pochi giorni, no? In due giorni mise su una squadra che appunto sfiorò i playoff, sarebbero stati meritati. Sì, il direttore fece un grandissimo lavoro, perché prese questi ragazzi svincolati o chi era fuori rosa, per dire, come me, e è riuscito a assemblare una squadra, un'ottima squadra. Ti brillano gli occhi quando ricordi quelle giorni. Ma sì, perché quello era è stato un anno, un Pescara, io lo vedevo proprio, come posso dire, autentico, perché non avevamo niente, eravamo solo noi e la gente. È chiaro che Zeman ti ha segnato in modo profondo. Ma sì, perché io ho sempre detto, mi ha insegnato un nuovo ruolo, mi ha insegnato un modo di lavorare nella fatica estenuante, quindi rimanere concentrati e lucidi. E poi diciamo abbiamo vinto il campionato, riportato il Pescara in Serie A dopo 20 anni. Poi tu con la fascia. E quella è stata un motivo d'orgoglio incredibile, che voglio dire, indescrivibile sicuramente, quindi è stata un'annata perfetta. Vogliamo svelare un aneddoto? Mi risulta che non fossi tanto convinto di ricoprire quel ruolo di esterno, però poi con la tua grande professionalità ti sei concentrato ed è stata una stagione straordinaria per quanto ti riguarda, non solo per te ma anche per la squadra. Sì, è vero, perché non l'avevo mai fatto, l'avevo fatto in maniera diversa da come voleva il mister, e sinceramente arrivati a luglio, anche agosto, vedevo che ero completamente fuori dagli schemi, non riuscivo ad esprimermi assolutamente, e ho pensato sinceramente di andare via, perché mi sentivo un pesce fuor d'acqua. Ti sei ritrovato il lavoro che hai fatto con Zeman, secondo me anche l'anno successivo alla Spezia, no? Nettamente, perché già dalla preparazione estiva l'ho visto, ero coi gruppi, nei gruppi di corsa per esempio, di forza, ero con quelli che corrono di più, con i centrocampisti, non mi è mai capitato, ma non ho fatto una preparazione
senza far fatica assolutamente, come non averla fatta. Altro allenatore importante della tua carriera qui a Pescara, Di Francesco, no? Il mister, io ho sempre detto che il mister per me è il numero uno degli allenatori che ho avuto. Perché? Perché lui racchiude tutte le qualità, le capacità che deve avere secondo me un allenatore. A livello tecnico, indiscutibile, meticoloso, e soprattutto a livello umano, io penso non ho mai sentito nessuna persona parlare male del mister. Lui si faceva voler bene, senza essere ruffiano, ma essendo estremamente vero, estremamente schietto. E questo il gruppo l'ha sempre recepito e tutti quanti noi gli vogliamo un gran bene. Siamo in perfetta consonanza. C'è un rimpianto nella tua esperienza pescarese? Quello di non aver disputato magari una partita in Serie A? No? Quello sì, è quello. Mi manca solo quello lì, perché poi mi sono tolto tutte le soddisfazioni possibili con questa maglia. Quella lì mi manca, però vabbè, sono state fatte scelte da parte mia, da parte della società, ma così va il calcio, così va la vita. Io non ho grandissimi rimpianti, sono molto contento comunque della carriera che ho fatto. Il gol più bello? Te l'hanno fatta 10.000 volte questa domanda, qual è stato? Forse quello col Catania, probabilmente. Quello col Catania l'anno di Mister Baroni, penso che sia stato quello lì. Attenzione, palla recuperata dalla Pescara, da Gessa De Memusciai, poi Sansovini, elude l'intervento di Rinaudo, prende la mira, il sinistro, incredibile gol, Marco Sansovini, il Pescara si porta in vantaggio, sblocca la situazione al terzo minuto di recupero, un missile terra-aria e sono 48 le reti realizzate in maglia biancazzurra da Marco Sansovini, Eurogol strepitoso, il pallone si è infilato all'incrocio dei pali, alla sinistra dell'incolpevole Jean-François Gillet, una bomba, un grandissimo gol, una meraviglia. Ti ricordo quelli col Cittadella? Sì, a Cittadella, che poi fu anche il primo fuori casa, che non riusciva a segnare fuori casa manco con la matita, e invece quello fu il primo a sfatare questo tabù, l'anno di Zeman. Sì. Bellissimo. O anche quello di Gubbio, sempre in quella stagione, che è stato fondamentale. Poi. Ecco, quello più che bello, è stato importante, perché Gubbio è stata una tappa cruciale, secondo me. Dovevamo andare a vincere lì contro una squadra che doveva salvarsi, non era facile. Certo. E per come si era messa la partita, sinceramente, non si stava mettendo bene. Gennaio 2015, quando sei tornato, 6 gol importanti in un momento di difficoltà della squadra di Marco Baroni. Ha citato la perla con il Catania, ma anche il bellissimo gol col Crotone. Ancora Caprari, vediamo lo scambio con Memusciai. Caprari, 16 metri, attenzione, libero Sansovini, il controllo sinistro, rete! Sansovini, un gol fantastico, davvero straordinaria la prodezza di questo giocatore immarcescibile. Il Pescara è di nuovo in vantaggio. Questo è un super gol. Prodezza, davvero una magia. Ancora lui, Marco Sansovini. Mi sono tolto anche una soddisfazione. La tripletta di Chiavari. Ecco, andando a vincere, facendo 3 gol contro la mia ex squadra. È stata una bella annata. Abbiamo sfiorato la Serie A, ci è mancata per 20 centimetri, penso, perché fra il mio tiro, il colpo di testa di Flavio Lazzari e la traversa di Melchiorri, insomma. Eravamo una squadra forte, sinceramente eravamo veramente una squadra forte. Un rimpianto di non essere rimasto nel mese di gennaio l'anno successivo, quando andassi a Cremona, c'è, visto che quella squadra poi andò in Serie A? Rimpianto, non lo so, perché non ci ho neanche tanto pensato in quell'anno lì, perché comunque vedevo che non venivo preso comunque in considerazione praticamente per niente. All'infortunio avevo ripreso bene, però evidentemente non sono stato capace di convincere l'allenatore, perciò è stato, penso, meglio per tutti quanti che io abbia cambiato aria. Se non sbaglio, nella tua carriera, aiutami a ricordare, hai incrociato anche Allegri nel Grosseto o no? Sì, ho avuto Allegri con mio compagno di squadra Gessa per 10 partite, perché poi Camilli chiaramente lo esonerò, quella è una prassi. Però vinceste il campionato poi con Cucureddu, mi pare. Esatto, io andai andasti a Manfredonia, sì. Esatto, ma Andrea vinse il campionato con Cucureddu, però ricordo mister Allegri veramente un predestinato, si vedeva che aveva una stoffa come allenatore, da allenatore importantissimo. Cioè già era inquadrato. Sì, no, si vedeva che sotto il profilo tecnico veramente era preparatissimo. Modena è ancora il tuo futuro, prossimo futuro? Non lo so, adesso però, la società sta lavorando per il ripescaggio,
e a giorni so che si devono parlare il nuovo direttore, l'allenatore con il mio procuratore, vediamo insomma. Tra l'altro panchina affidata a un ex biancazzurro, come tu sai, Mauro Zironelli, che ha giocato qui nel 90-91 in Serie B e poi nel 93 per parte di quel campionato in Serie A. Se ne parla bene, ha allenato la Juventus Under 23, ha vinto un campionato col Mestre in Serie D, ha fatto molto bene sempre col Mestre in Serie C. Sì, l'ho incontrato con il Mestre in C quando ero alla Fermana e il Mestre obiettivamente è stata la squadra più organizzata del campionato. Poi non sono arrivati a fare un grandissimo campionato, ma secondo me hanno fatto un ottimo campionato, ma si vedeva chiaramente l'impronta dell'allenatore. Il livello del calcio secondo te è sceso tantissimo oppure è un modo di dire? Ma secondo me un pochino è sceso, sì, sicuramente un pochino è sceso. È più facile arrivare, quello sicuramente, è più facile arrivare, poi però è anche estremamente facile fare 4-5 anni il giocatore e poi non farlo più, quindi diciamo che per i ragazzi, per i giovani sta diventando anche un pochino un'illusione quella di fare il calciatore, e credo che le regole per i giovani non abbiano sortito l'effetto sperato, anzi è stato controproducente, perché un ragazzo di 23 anni che viene considerato vecchio non ha assolutamente senso. Allora è giusto togliere tutte le regole e gioca chi ha merita. Che cosa vuole fare da grande Sansovini? Questa è una delle domande che ti avranno fatto. Ma io penso, e a me piacerebbe molto rimanere nel mondo del calcio, perché certo, è quello che mi piace, è quello che ho sempre fatto, e quindi aspetto qualche cosa, un progetto anche per il futuro sicuramente. Ora quest'anno probabilmente giocherò, il prossimo vediamo. Comunque, ti piacerebbe comunque insegnare calcio, ecco, questo un po'? Ma mi piacerebbe, è un ruolo che mi piace, già ho conseguito anni fa il patentino di UEFA B, quindi sarei anche pronto. Visto che stai a Pescara, prima o poi deciderai di stabilirti qui. Ma più sarebbe il massimo, ma dire mai, siamo pronti. Vogliamo salutare tutti i tifosi che ti amano, perché tu rimani il sindaco, ci sarà un motivo. Ma io li ringrazio, perché ripeto, quello che mi hanno dato loro sarà sempre di più di quello che ho dato io, che è veramente poco rispetto all'affetto che mi hanno trasmesso e che mi trasmettono comunque ogni giorno. Quindi saluto la città e i tifosi in particolare con un effetto incredibile. La dimostrazione, la conferma, qualora ce ne fosse ancora bisogno, della grandissima umiltà di Marco Sansovini. È stato un piacere, Marco, piacere e buone vacanze. Anche a te, grazie a tutti.